Ucraina vuol dire purtroppo guerra, tristezza, disperazione, ma vuole anche dire in questo momento speranza, quella che è stata donata da tante persone che hanno voluto contribuire a questo momento così complicato. Chi lo ha fatto dando generi, prodotti, farmaci per essere trasportati in Polonia, dove poi da qui altri convogli hanno potuto portare questi prodotti, insomma queste disponibilità nelle città dell'Ucraina stessa. Piuttosto che chi invece è potuto qui essere disponibile con l'ospitalità, dando accoglienza a persone che sono arrivate, mamme con bambini che sono arrivate qui da noi. In questo momento è l'occasione per lanciare una nuova raccolta che è stata proposta attraverso crowdfunding da Fondazione Carispezia in comunione con Credit Agricole, appunto attraverso questa piattaforma per poter rendere disponibili somme che vanno a sostegno dell'accoglienza fatta qui in loco per i bambini che sono arrivati, per le donne. C'è bisogno di dare una risposta concreta. Già tanta generosità e tanta carità è arrivata dalle persone e questo ci ha permesso di far fronte al supporto alle famiglie, insomma, attraverso l'etnopsicologia, attraverso tutto quello che si è reso necessario con i mediatori, con l'acquisto di materiale per i bisogni quotidiani, attraverso l'acquisto di farmaci in alcuni casi quando non erano disponibili quelli donati. Insomma, è stato possibile, grazie proprio alla generosità degli spezzini, poter dare questa prima accoglienza e ancora stiamo offrendo questo servizio. Quindi grazie anzitutto, e il lancio è veramente di poter accogliere anche in questa campagna di crowdfunding un'opportunità per aziende, per privati, per poter ancora essere concreti.